Con la rete di centri antiviolenza distribuiti su tutto il territorio cittadino, l'amministrazione comunale rafforza strutture e attività a supporto delle donne vittime di violenza. Sono 5 i CAV aperti in città, curati e gestiti da consorzi e associazioni, pronti ad offrire in maniera gratuita servizi di consulenza psicologica e legale e di orientamento al lavoro per tutte le donne che ne fanno richiesta. Offriamo servizi di consulenza psicologica e legale e servizi di accoglienza per fare un quadro dell'analisi della domanda dell'utente e quindi stabilire dei percorsi ad hoc e non standardizzati seguendo le necessità di tutte le utenti, al fine di poter avviare dei percorsi di soggettivazione e di autonomia per aiutare le donne ad uscire dalle relazioni violente. Per contrastare il fenomeno della violenza occorre principalmente fare rete tra comune, l'ente territoriale più vicino al cittadino, quindi le municipalità, i soggetti che insistono sui territori, insistono e persistono, quali le parrocchie, i centri di aggregazione, le associazioni che sono a diretto contatto con la domanda e con la richiesta di aiuto. Presentato questa mattina in sala giunta, il progetto è promosso dalla delegata alle pari opportunità del comune Simone Marino e prevede, con la collaborazione di operatrici esperte, percorsi di ascolto e fuoriuscita dalla violenza. L'elemento di novità innanzitutto sono gli sportelli che non c'erano, in secondo luogo il numero verde è un sito destinato a questo, quindi non solo informazione ma anche diffusione del messaggio di richiesta d'aiuto e quindi consentire alle donne di poter raggiungere più facilmente. C'è un'app che è stata attivata che le donne si possono scaricare per chiedere aiuto e sapere soprattutto dove stanno i centri in tempo reale, e poi c'è questo incremento ulteriore di una rete sugli altri servizi e con le forze dell'ordine, con tutte le municipalità su cui stiamo attivando un percorso di conoscenza della presenza dei CAV, insomma incrementiamo la diffusione, la comunicazione e anche la qualità dell'intervento. Dura fino ad agosto nello specifico, fino ad ottobre con le economie di gara che riusciremo ad avere e su cui fare un prolungamento. Siamo fiduciosi e convinti che nel frattempo verrà disposto un nuovo stanziamento di fondi per cui potremo fare nel frattempo bandire una nuova gara e quindi andare in continuità con l'erogazione del servizio. I 5 centri sono aperti sul territorio cittadino dal lunedì al venerdì, altrettanti sono gli sportelli comunali aperti al pubblico 2 giorni a settimana. Napoli è una città impegnata in prima linea per questa battaglia di genere, l'abbiamo dimostrato oggi in questa conferenza stampa. Noi ci siamo nonostante non ci sia un sostegno economico adeguato da parte degli enti che hanno la possibilità di sostenere i centri antiviolenza come tutti i luoghi in cui si costruiscono le lotte per le libertà civili e per la parità di genere. Di questo siamo molto rammaricati, la situazione complessiva dell'area metropolitana è ancora più grave per quanto riguarda la sostenibilità economica di un impegno adeguato rispetto agli episodi di violenza, sono davvero tanti al di là delle statistiche.